ringrazio voi di Liberi TV per l'interesse dimostrato nei confronti dell'iniziativa denominata Go Blu o Blu Unicef, che consiste nell'illuminare un monumento a scelta delle amministrazioni comunali, quindi un'iniziativa nata in collaborazione con l'ANCI. Un'iniziativa volta a riportare l'attenzione sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Infatti il 20 novembre ricorre il trentennale della convenzione. La regione Calabria ha aderito, tutta la provincia di Catanzaro e anche i comuni del nostro territorio. Io ne citerò alcuni, quelli che hanno collaborato direttamente con me. Quindi il comune di Pianopoli, l'amministrazione comunale ha deciso di illuminare di blu il monumento dei caduti. L'amministrazione comunale di San Mango d'Aquino, che ha deciso di illuminare la facciata della sede comunale e anche la statua della pace. L'amministrazione comunale di San Pietro Apostolo, che ha deciso di illuminare la colonna di Cristo Re. L'amministrazione comunale di Serra Stretta, che ha deciso di illuminare l'antica torre che sovrasta il paese, e l'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, che ha deciso di illuminare di blu l'opera di Plessi, un artista contemporaneo. Invece, per quanto riguarda il comune di Decollatura, il soggetto promotore è stata la parrocchia della Beata Vergine del Carmelo, che ha deciso di illuminare l'interno della chiesa di Adami. E a Carlopoli anche il soggetto promotore è stata la parrocchia di Santa Maria del Carmelo. Qui mi soffermerò un po' di più perché Carlopoli è il mio paese, quindi non solo ho coordinato, quindi dando informazioni utili affinché si realizzasse l'iniziativa, ma ho anche contribuito alla scelta. La scelta è ricaduta sul convento, non solo per la sua posizione strategica, perché si trova sul corso principale del paese, quindi su via Bellavista, ma perché fu sede del primo istituto scolastico, quindi la prima scuola media pubblica, fortemente voluta da Monsignore Elia, che riuscì ad attrarre in quegli anni, stiamo parlando degli anni 40, gli scolari dell'intera provincia di Catanzaro e oltre. Quindi da ciò è deducibile il tema della nostra manifestazione, il tema trattato, che è l'istruzione, che è un diritto fondamentale ancora negato ancora oggi a molti bambini, quindi intrappolandoli in un circolo vizioso di povertà. Terminerei soffermandomi sul lavoro del comitato regionale, quindi della dottoressa Iembo, sul lavoro del comitato provinciale, perché sicuramente i presidenti si saranno già dilungati sull'iniziativa durante le loro interviste mi vorrei soffermare su questo, perché se questa iniziativa è approdata anche qui in Calabria è proprio grazie al lavoro del comitato regionale della dottoressa Iembo. Anche perché mi vorrei soffermare qui, soprattutto perché magari questi eventi ai più possono sembrare degli eventi che durano poche ore, 4-5 ore, invece sono frutto di un lavoro dispendioso, di un notevole dispendio di energie, di risorse proprie e di tempo. I nostri presidenti ce la mettono tutta, coinvolgendo enti, istituti scolastici, organizzando eventi, seminari che arricchiscono noi volontari, ma che soprattutto contribuiscono a migliorare le condizioni di vita dei bambini che l'UNICEF aiuta. Quindi bambini a cui ancora sono negati i diritti fondamentali come l'istruzione, le cure mediche e la sicurezza sociale.